make our way. Turn what we see to memories. Don't be afraid. Just break the chains of your feet. We can look down, 'cause that is how we lose. Get yourself found. It's time to break the rules. We make our way. Turn what we see. If I lose my ground, I won't let it hold me down. Sognare si può, buongiorno. Bentornato al nostro ragioniere Giuseppe Imperato, consulente piccole e medie imprese, che è, diciamo, è stato assente per un paio di settimane e adesso ce l'abbiamo di nuovo qua. Siamo contenti di averti qui, nonostante, diciamo, il punto che noi faremo, abbastanza dolente. Esatto, in questo preoccupante per la comunità, per tutta la comunità, ma anche per la comunità internazionale, per tutti. Sì, perché la nostra situazione continua a non essere esattamente felice, diciamo così, certo. per usare un eufemismo. Un eufemismo, certo. Oggi l'argomento scelto, perché comunque le domande, le preoccupazioni di privati, ma soprattutto delle imprese artigiane, manifatturiere, delle industrie, sono orientate capire come far fronte a questi aumenti decisamente. Ogni giorno se ne sentono. La notizia più eclatante è stata, come ti dicevo fuori onda prima, che su internet è presente, praticamente in una fonderia di Ghisa a Varese, in provincia di Varese, hanno ricevuto una bolletta di 2 milioni e mezzo di euro, che ovviamente, ancorché fosse, diciamo, un'azienda abbastanza importante, anche con un buon portafoglio ordini, però solo quello, considerando che, come ho sempre detto, anche perché io ho seguito molte aziende metalmeccaniche nella mia vita professionale, non c'è solo l'energia elettrica, ma ci sono in quel caso lì molte materie prime che anch'esse sono aumentate, oltre che il costo della manodopera e degli impianti. Il solo costo di 2 milioni e mezzo per la bolletta di gas o energia che sia, per l'alimentazione degli impianti e delle presse, è qualcosa di esorbitante, di abnorme. Esatto. Per cui alla fine, giustamente, c'è stato il sindaco stesso del paese, ha scritto direttamente a Draghi chiedendo l'impronto intervento addirittura del governo, perché lì ovviamente si rischiano parecchi posti di lavoro, non solo di questa grossa azienda, media grossa azienda, ma anche del suo indotto. E certo. Perché ovviamente sappiamo il sistema, ma come un po' tutti i sistemi industriali, noi abbiamo sempre delle aziende capofila, piccole e medie, con degli indotti abbastanza proliferati sul territorio, di modo che in questo modo si distribuisce anche la ricchezza, o comunque si dà un po' adito al lavoro un po' a più persone, ecco. No, quindi, esatto, anche perché questo è stato il caso più eclatante della settimana. Ma come dicevamo anche prima, gli aumenti, sì, subito dopo dall'inizio della guerra, comunque ogni giorno, quotidianamente, a partire dal mese di maggio-giugno, si registrano questi aumenti delle bollette del 100% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. E questo sì, ci sono state le sanzioni, c'è stata una riduzione delle forniture, ma è pur sempre
io ritengo che questo fenomeno presenti pur sempre dei caratteri, ha dei caratteri di speculativi, perché sì, quando possa essere, per carità, ci possa essere penuria. Io, come ho sempre detto e sostenuto, sia le materie prime che l'energia c'è in tutto il mondo, però quando succedono queste cose è veramente a volte anche un po', diciamo, abnorme, riprovevole, che possa, perché significa ammazzare l'economia. L'economia, e quindi voglio dire non solo le aziende, ma in automatico è proprio persone, cade a pioggia, le persone tutte. Che siano dipendenti, che sia indotto, le persone. Qui parliamo di centinaia e centinaia di persone, anche migliaia. Esatto. Sono dei numeri spaventosi. Sono dei numeri grossi. Tra l'altro, dicevamo anche sempre fuori onda, proprio facendo, diciamo, riferimento a queste domande che comunque ci sono arrivate a proposito delle bollette, del come mai, del ci sarà, cosa succederà, no? Perché questo si domandano poi le persone. Certamente sono anche adesso, sembra che abbiano deciso, che poi io non so, non l'ho approfondito l'argomento, parlano di tetto del gas dinamico, che non ho capito la parola dinamico. Dinamico è dinamico, cosa voglio dire? Approfondiremo l'argomento, perché poi, come al solito, anche in campo europeo ci sono quei paesi che comunque che sono importanti, tipo la Germania, l'Olanda, eccetera, che in qualche modo si sono messi anche di traverso contro alcune delle decisioni, diciamo, dell'Italia, oppure le proposte, diciamo, in merito a questo, all'istituzione di questo tetto del gas, o comunque misure che possano in qualche modo contenere gli aumenti, anche perché loro comunque in ogni caso continuano a fornirsi, non è che non si forniscono più dalla Russia, attenzione, la Russia continua a vendere, però evidentemente perché non tutti i paesi appoggiano le sanzioni della Russia. D'altra parte ne ha tanto e tanta di energia, di gas che può soddisfare, capisci? Certamente. È stato anche un errore, probabilmente anche per il passato, servirsi di un solo fornitore, come si diceva in qualche trasmissione, ma d'altro canto si poteva anche, si può ancora sfruttare quelle che possono essere, intanto la ricerca per fonti alternative, ma anche se parliamo del livello di idrocarburi, quindi di energia derivante da prodotti petroliferi o che sia, anche sfruttare quelle che possono essere, e ci sono in Italia come in tutto il Mediterraneo, le risorse del territorio. Quindi quindi anche a livello europeo, a questo, no, a che serve l'Europa? A dare, quindi si devono, proprio per dare un aiuto a tutta la popolazione europea, ecco, voglio dire, perché poi bene o male siamo tutti coinvolti. Questo vale poi in modo particolare. Assolutamente sì, perché da questo punto di vista noi dipendiamo. Però per abbiamo gran parte anche delle fonti. Allora, noi adesso, per esempio, come Italia tanto nell'Adriatico ci sono, per esempio, io lo so perché spesso qualche volta che ho fatto qualche, forse lo saprai anche tu, vedi che nell'Adriatico ci sono le piattaforme che livellano, questo sì. Però poi sono state stoppate, ma già per esempio dalla Croazia loro lo utilizzano, quello che non utilizziamo noi lo utilizzano loro, ecco. Poi si tratta di vedere la misura, per carità, non sono fonti grosse come può essere dalla Russia o dal Medio Oriente, dove arriva il grosso flusso di fornitori di prodotti energetici, però in qualche modo un po' di qua, un po' di là, c'è da dire che l'Italia potrebbe essere, dal punto di vista, diciamo, dell'energia, avere la possibilità di, dato anche il cambiamento climatico, di avere la possibilità di sviluppare più intensamente e diciamo incentivare gli impianti fotovoltaici e gli impianti geotermici. Esatto, sia la conformazione geografica, la variazione climatica, quindi aumento delle temperature e quant'altro, ma anche la geotermica, ossia l'energia. Infatti l'Italia, soprattutto nel meridione, ma un po' dappertutto, è zona comunque vulcanica, quindi già la terra ci offre queste possibilità. Si capisce? Sono investimenti che richiedono, ma a quello potrebbe anche servire
il PNR, cioè a sviluppare, e quella è una cosa che è abbastanza, diciamo, urgente e abbastanza importante per loro, perché senza l'energia, senza le fonti energetiche, non vi è alcun sviluppo economico. Assolutamente. Parlavamo anche del fatto che in realtà questo impatto così potente, no? Per quel che riguarda le bollette, in realtà è arrivato molto presto. La causa, dicevamo, sì, per carità, la guerra, però di fatto c'erano già i sentori. Ma io l'avevo, allora, intanto è partita abbastanza da lontano, perché già alla fine del 20, inizio 21, le materie prime, parliamo di materie prime per l'industria, erano già aumentate, è raddoppiato. E questo si è sottaciuto, comunque si è passato sotto silenzio. Ma le aziende lo sapevano, perché io, ripeto, io sono sul campo, tra virgolette, certo, nel senso certo. Che sento e ho diverse aziende che lavorano nei settori manifatturieri e artigianale, e le materie prime avevano già subito questa flessione, in questo aumento, e quindi già quello provocava una certa, diciamo, un certo disagio e una certa diciamo, difficoltà già. Poi questo aumento sconsiderato, che io, di cui io non trovo, cioè non c'è proprio la, poi per carità ben altri potrebbero tecnicamente essere più, ma ritengo che non ci siano proprio le premesse o comunque la giustificazione, ecco, di questo impennamento dei prezzi così esorbitante, così evidente, pauroso, direi. Pauroso, tant'è che parlavo con alcuni dei nostri ascoltatori, mi dicevano che persone che per le proprie attività rinnovavano il proprio listino annualmente, si trovano adesso a doverlo rinnovare ogni tre mesi e anche più spesso, perché proprio per questo motivo, perché le materie prime e i costi aumentano. No, quella la bolletta, le materie prime forse, ma quello che ha fatto, diciamo, scattare la è proprio l'aumento, ma anche a livello, io l'avevamo già detto questo in un'altra puntata, anche a livello del bar, il bar mediamente pagava 1.200-1.300, adesso paga 3.500-3.600 di bolletta. E quindi cioè, già, certo. Poi loro cercano, si capisce, sulla quantità di contenere, ma anche quello ha una forte incidenza sul, non ne parliamo, dove c'è la penalizzazione maggiore, però è come l'esempio che abbiamo portato in premessa, cioè dell'aumento sconsiderato della fornitura di energia primaria alle aziende manifatturiere e alle aziende artigiane. È quello il grosso gap che anzi, se non viene, diciamo, affrontato, ci può portare a un default, ma di quelli importanti. Tra l'altro, oltre alle aziende manifatturiere che dicevamo, eccetera, ma anche, per esempio, leggevo, parliamo degli alberghi, parliamo, cioè, ovviamente questo è un impatto che veramente condiziona tutti a 360 gradi. Soprattutto chiaramente chi consuma di più, chi ha più consumi, però in realtà è proprio un impatto fortissimo su qualsiasi tipo di attività. No, su tutto, certo. E certo. Quindi ovviamente bisogna correre ai ripari. Poi ne parliamo anche perché adesso si è un po' sul, anche io mi metto anche nei panni del privato cittadino, anche lì è un po' sul chi va là, perché le ultime bollette che ha ricevuto, almeno parliamo di noi privati, a livello privato, sono ancora, diciamo, abbastanza contenute. C'è un grosso punto interrogativo per l'inverno, dove già a livello di preventivi per le spese di riscaldamento si è passati già al doppio individualmente della quota pagata l'anno prima sui condomini o sulle gestioni dei, esatto, riscaldamenti a, diciamo, comuni del condominio, non autonomi, diciamo di per ogni autonomi per alloggio, quindi si è già passati al doppio come preventiva. E considera che già quest'estate diversi condomini hanno già addebitato, rispetto ai costi saldati dell'anno precedente, avevano già addebitato per il conguaglio
dell'anno 2021-22 avevano già addebitato un 20% in più rispetto alla spesa, 20, tra il 20 e il 30% rispetto alla spesa, diciamo così, effettuata per l'anno precedente. Esatto, esatto, anche nel mio condominio. Aumento che è stato assorbito abbondantemente effettivamente dalle bollette a consuntivo e che è stato riproposto, maggiorato sui preventivi che partono da adesso, dal 15 settembre sono partiti e arrivano fino al 15 marzo, 15 aprile. Esatto. Per la gestione, come dicevamo, e quella mai è un'altra preoccupazione, una perché gioia. Poi capisci che nei condomini non è che sì, c'è l'impiegato, ma c'è anche colui che vive di pensione sociale. Ma esatto, per questo l'impatto è veramente esagerato, perché diventa difficile grande, vivere. Oggi come oggi è in grande angoscia perché c'ha già il preventivo del riscaldamento, ripeto, raddoppiato rispetto all'esercizio precedente, e l'incognita delle bollette, della bolletta che arriverà adesso tra, non lo so, ottobre, settembre. Quelle dell'estate sono state già abbastanza moderate, almeno per quello che ho visto. Non sappiamo quelle che arriveranno adesso tra ottobre e novembre. Dove andremo, esatto, a parare. Perché sulla famiglia che ha poche, diciamo, disponibilità, poche o modeste, perché o famiglia di pensionato o famiglia di lavoratori dipendenti, a volte anche di disoccupati o anche solo titolari del reddito di cittadinanza, o che sia. Certo. E effettivamente pagare una bolletta di 200, 300, 400 euro, capisci che è una cosa, diciamo, abnorme, ecco. Ma sì, l'impatto è veramente esagerato, senza poi calcolare che poi quando tu vai a fare la poi, spesa. E poi quello che è strano, che non prevedono, ecco, quello è scandaloso. Non prevedono questa azienda che ha ricevuto questa bolletta di 2 milioni e mezzo, è un caso nazionale, l'ente non prevede la rateizzazione. Quindi c'è anche il rischio che questi stacchino, capisci? Quindi quello è riprovevole, perché non si può penalizzare in questo modo. Poi comunque consideriamo anche il fatto che da una parte abbiamo tutti questi disagi, ma i fornitori delle materie prime, e quindi in primo la Russia, ancorché avessero subito le sanzioni, hanno fatto i profitti 3 o 4 volte in più. Certo. E questo sì, la beffa. Mentre no? L'utente finale ha pagato 2 o 3 volte in più il costo, loro hanno fatto i profitti 3-4 in più, quindi di più di quello dell'analogo periodo dell'anno precedente. Quindi vuol dire che è evidentemente c'è, io sono convinto che c'è una forte base speculativa. Ovviamente certo. viene soprattutto poi in tutti i paesi, poi dipende anche dalla quantità di accise, di imposte che gravano, già forse in Italia, già togliendo il discorso delle accise, togliendole proprio, azzerandole, forse si arriverà a calmierare un po' il prezzo, però bisogna intervenire anche alla fonte. Certo, voglio fare solo dei saluti, voglio salutare il nostro amico Diego Bottin e Luigina Micolano che ci stanno guardando, naturalmente tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno, tutti i nostri amici del ciao Diego, dell'Angolo del Confronto, Gabriella Rotiroti, Rita Gallo, tutti quanti, ringraziandoli ovviamente per essere con noi. Non abbiamo grandi, in questo momento, no, grandi... bisogna vedere, perché la materia è abbastanza ancora sub iudice o comunque in fase di decisione definitiva, sia a livello nazionale, finché non viene, diciamo, insediato il nuovo Parlamento e si costituisce il nuovo governo, ma anche a livello europeo, in fase di ancora, ritengo, ancora di definizione, perché non c'è una univocità di almeno di comportamento o piuttosto di atteggiamento nei confronti di questo, diciamo, aumento sconsiderato, dove persistono per me dei caratteri speculativi non indifferenti. Questo succede, un po' la storia ci insegna, succede effettivamente, guarda caso, combinazione, sempre quando ci sono questi fenomeni, diciamo, bellici delle guerre, che portano questi, durante la Seconda Guerra Mondiale, per esempio,
c'era la penuria di alimenti. Certo. Qui adesso in una società un po' chiamiamo tra virgolette opulenta, quella può essere la società occidentale, purtroppo questo è il risvolto della medaglia, che è abbastanza però che incide molto di più di 70-80 anni fa, quando effettivamente eravamo ancora in una situazione molto diversa di mercato, di economia globale, era molto diversa rispetto a quella attuale. Esatto. Era un altro tenore di vita. Perché il tenore, esatto, era diverso. E poi comunque noi oggigiorno dipendiamo assolutamente da noi quello, dipendiamo dalle fonti energetiche. Dalle fonti energetiche in qualsiasi modo, inevitabilmente. Diego ci dice, ora con l'aumento dei costi dell'energia aumenteranno anche gli affitti, le spese condominiali e tutto. Era quello che appunto stavamo dicendo prima, no? Le spese condominiali sono già aumentate, ma poi si capisce, un se volano aumenta che... Il prezzo, aumenta anche i beni di consumo, è chiaro, è inevitabile. Non è proprio imminente, ma comunque un po' alla volta. No, è già successo. Cioè i prezzi al consumo sono già lievitati, aumentati abbastanza in maniera abbastanza importante, certo. Devo dire. Poi per carità, è chiaro che uno fa un po' di attenzione, no? Sempre più italiani fanno comunque attenzione, certo, però, nell'acquisto, però voglio dire, però devi vivere, devi mangiare. Quando intacchi anche i beni di prima necessità, esatto, poi alla fine diventa problematica la vita, diventa problematica per tutta la vita. Esatto, per cui insomma comincia a diventare veramente faticoso, che sia stato, arriviamo già da un periodo estremamente faticoso dovuto alla pandemia, dovuto a un sacco di altri problemi che hanno già messo comunque le corde, le varie attività e le persone stesse, per cui certamente tutto questo non può che insomma incidere in maniera importante, ancora di più, in un momento in cui invece si sperava di poter rialzare la testa. Sì, invece... era il momento che c'è stato di stasi dal Covid, aveva fatto un po' sperare, in effetti erano ripartite le attività, però si sono subito interrotte. Si sono fermate immediatamente, difatti. Con cosa possiamo salutare i nostri amici? Ma visto aspettiamo che siamo le novità. Allora, aspettiamo le novità a livello europeo, dove parrebbe si è raggiunto, che ripeto, devo capire cosa vuol dire tetto del prezzo dinamico. Non lo so. Quindi, e anche a livello nazionale vediamo quale può essere l'aiuto prospettato per il discorso. Secondo me non ci va la solita come è stato durante la pandemia, quindi il contributo degli 8.000, i 9.000 o i 200, i 600. Ci vanno dei contributi sostanziosi, ma non tanto per le famiglie, ma per le attività, perché se decadono quelli, decade il paese. Effettivamente il paese. Sì. E comunque tenendo conto del fatto che ancorché ci fosse l'economia globale, tutto quello che vuoi, le grosse multinazionali eccetera, l'Italia comunque oggi come oggi il tessuto sociale italiano è sempre frazionato, diciamo al 90% di piccolissime, medie, meno medie e poi c'è la grossa azienda, ma c'è una miriade di quindi è molto frammentato, molto meno male, ecco. Sì, però ognuno però con delle potenzialità diverse, perché la micro impresa forse ha una potenzialità al di sotto di un lavoratore dipendente, al di sotto, perché no, a volte non può contare nemmeno sul fisso mensile, parliamo di poche migliaia di euro sul fisso mensile che possa coprire le spese, possa dare un piccolo reddito proprio per sopravvivere all'imprenditore. Parliamo della micro, come possiamo essere io e te. Sì, sì, mi è chiarissimo quello che tu stai dicendo, perché ovviamente... Questi sono i problemi reali. Lo vivo non sulla mia falsa, pelle. Non per falsa modestia, questi sono i problemi reali dove dovrebbero riflettere un po' tutti, soprattutto quelli che ci rappresentano a livello politico nazionale, che a me sembra non hanno questa sensibilità comunque nel rappresentare effettivamente quella che è la situazione, cioè si fanno sempre le solite parole, ma all'atto pratico Stiamo ancora aspettando il Messia, secondo me.
Allora, noi ci dobbiamo salutare, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alle 17, con le vostre domande, se volete, ci fa sempre piacere. Approfondiremo il discorso dinamico per capire quello che in realtà può significare un tetto dinamico, nello specifico ovviamente. Secondo me è variabile, però non so, secondo me. E naturalmente ringraziamo l'ascoltatore che ci ha fatto questa domanda che abbiamo approfondito in questa puntata, e aspettiamo le altre vostre domande. Cercheremo in qualche modo di parlare di questo momento così difficile e cercando sperando delle nostre difficoltà per piangerci addosso, ma per dare una linea, per carità, noi non siamo nessuno, ma dare esprimere un pensiero e dare un'opinione, che io ce l'ho in un modo, poi la esprimerò la prossima, quindi quello dell'anche se non c'è bisogno di fare la va correlato sempre all'attività che svolgo, secondo me, però poi non decidiamo noi. Certamente, io ti ringrazio, facciamo il punto weekend. Finisce qui, grazie al nostro ragionier Giuseppe Imperato e grazie a tutti voi, alla prossima, buonasera.